32 miliardi di scostamento, di cui 11 per imprese e professionisti, 5 per il piano vaccini, 8 per il lavoro e per la lotta alla povertà, organizzati in 5 aree di intervento, imprese e partite IVA, lavoro, salute e sicurezza, enti territoriali, trasporto e scuola. Numerosi gli interventi a sostegno, tra cui la cancellazione di cartelle esattoriali fino a 5.000 euro dal 2000 al 2010. Un primo importante passo del nuovo governo Draghi, questo decreto sostegno che, grazie alla cancellazione di 16 milioni di cartelle esattoriali sotto i 5.000 euro, dà un po' di ossigeno a tante famiglie e piccole attività, ma ci sono anche risorse per le partite IVA e i professionisti con un anno bianco fiscale sulla parte contributiva. Inoltre ci sono aiuti diretti a 800.000 attività. Inoltre è stato previsto la cancellazione del pagamento della canone RAI per i bar, i ristoranti, ma ci sono anche risorse sugli alberghi, la montagna, la ristorazione e anche fondi per la disabilità e anche un importante stanziamento per l'acquisto e la produzione di vaccini in Italia e l'acquisto all'estero. Quindi un primo passo, le risorse erano quelle che erano, però si può segnare un cambio di passo e adesso saranno previsti sicuramente anche altri decreti nelle prossime settimane, tanto è vero che il Premier Draghi ha previsto un nuovo scostamento di bilancio, quindi con il reperimento di altre risorse per continuare a dare gli aiuti alle imprese. Poi l'obiettivo della Lega è quello poi di una più ampia pace fiscale da riuscire a ottenere entro aprile, perché anche lì ci sono ulteriori risorse da destinare proprio alla cancellazione di tutte queste tasse, insomma, che sono molto spesso anche non dovute negli anni precedenti. Quindi su questo ci sarà l'azione concreta della Lega.